8 partite Gene Archivio, 6 in programma ancora fino a domenica. Si rinnova la magia dei Final Days di pallacanestro giovanile in corso di svolgimento presso il CUS Bari. A più di metà del cammino può dirsi già un successo la manifestazione organizzata dalla FIP Puglia, che concentra tutte le finali dei campionati giovanili non ancora disputate in una sede unica e in una sola intensa settimana di gare. 5 i titoli regionali già assegnati: CUS Bari Under 19 maschile, Olimpia Gioia Under 16 e Under 15, Nuova Matteotti Corato Under 13 e Supporto Taranto Under 13 femminile. Si aggiungono poi i primi posti delle fasi argento ottenuti da Kelly a Basket Under 17, Sporting Club di Tonto Under 15, Murgia Santeramo Under 13 maschile. Ma al di là di vincitori e vinti, i Final Days restano un appuntamento sentitissimo da parte di società, giovanissimi cestisti ed accompagnatori, soprattutto dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia. Abbiamo visto tante belle partite con tanto pubblico sia nelle gare pomeridiane che in quelle serali, partite spesso combattute, con tanta voglia da parte dei ragazzi di giocare, di vincere, di portare a casa il titolo o comunque il risultato. Direi che sono stati tutti soddisfatti di queste giornate di gara e a maggior ragione noi come comitato per aver riproposto questa manifestazione. In palio restano i titoli maschili Under 17 e Under 14, il titolo femminile Under 13, più le fasi argento dei campionati maschili Under 19, Under 16 e Under 14. Al CUS Bari si gioca al ritmo di 2 partite al giorno, alle ore 17 e alle 19:15. Ancora tante emozioni, insomma, prima di darsi appuntamento alla prossima stagione. Abbiamo visto società in rappresentanza di tutte le province della regione e quindi questo già è un gran bel risultato, che adesso ci lascia ben sperare per la prossima stagione e per la riproposizione di questa manifestazione.